Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno dai vostri giocherelloni, ragazze e ragazzi. I giocherelloni si trovano qui. Giocherellona, dove ci troviamo qui praticamente? Dove ci troviamo? Al lago di Como ci troviamo. E ci troviamo qui al lago di Como e stiamo mangiando un gelato, ragazzi. Che dirvi, il paesaggio è veramente bellissimo, c'è questo mare estremamente caratteristico e siamo qui praticamente seduti su queste panchine che sono praticamente specchiate. Giocherellona, cosa abbiamo preso qui di bello praticamente? Abbiamo preso, ragazzi, Il ben. gelato più buono del Che mondo. gelato, che gusto hai pigliato, giocherellone? Panna al forno Panna e al caramella forno, al sale. caramello al sale era? Sì. Al sale? E io ho pigliato invece, ragazzi, panna al forno, un cialdone di panna al forno e pistacchio, pensate un pochettino. E ci stiamo godendo qui il tramonto, perché giocherellona, dobbiamo dire la verità, sono praticamente le 6:35, 6:40. Dopodiché andremo praticamente a casuccia nostra a mangiare i cordon bleu, pensate un pochettino, perché la giocherellona è molto molto ghiotta di questi praticamente cordon bleu, di queste cose fatte con pollo, formaggio e addirittura ricoperte di pastella. Vedete, ragazzi, dove ci troviamo? Qui siamo praticamente nell'elite lombarda, praticamente qui proprio sulle sponde del lago di Como. Vedete con quest'acqua molto molto bella, vedete le montagne, quelle sono le Alpi, giocherellona, tu che sei geografa. Ragazzi, la giocherellona ha difficoltà, dobbiamo dire la verità, ha estrema difficoltà a inquadrare, diciamo, questo luogo, questo incredibile luogo, e dopo vi faremo vedere anche delle chiesette molto particolari. Intanto la giocherellona, come potete vedere, balla con i suoi piedini magici. Balla con questi piedini magici e intanto noi, vedete ragazzi, vedete un pochettino dove stiamo? Venite, venite qui, venitevi a godere la vita, perché vi ci trovate anche, addirittura, vero giocherellona? Quali saranno i nostri prossimi progetti, giocherellona? Adesso che praticamente stiamo ultimando il nostro nuovo studio di streaming, quello di fare live di stampo filosofico, amoroso, videoludico ma anche cinematografico. Pensate un pochettino, ragazze e ragazzi, che ieri la giocherellona ha visto. Quale film hai visto, giocherellona? Dillo tu. Ha visto Alien, perché pensate un pochettino, quando era piccola la giocherellona veniva chiamata così, dicevano le persone: ma chi ti ha disegnato la testa, Giger? E la giocherellona non capiva, poi ha visto il film Alien e ha capito e si è arrabbiata e si è vendicata contro questi compagni di scuola che praticamente la insultavano quasi, la offendevano. E che fine hanno fatto questi compagni di scuola praticamente? Che fine hanno fatto? Sono tutti quanti ormai irrecuperabili, non si sa se sono deceduti, non si trovano in più. Sappiamo solamente che la giocherellona fa il suo mitico ballo, praticamente, è il ballo della, praticamente, della vedova nera, prima di ucciderti balla. E quindi praticamente, ragazzi, grandi grandi progettoni, finalmente ci siamo, i giocherelloni sempre più di prima stanno per farvi vedere qualcosa di incredibile. E oltretutto ieri abbiamo dialogato anche con Paolina. Paolina, voi sapete, ragazzi, iscrivetevi anche al canale di Paolina, praticamente il canale di Paola e Milo, questa coppia di padrona e cane inseparabili, e grandi grandi video oltretutto anche vietati ai minori di 18 anni, vero giocherellona? Sì, per la violenza. Per la violenza di quel Inaudito. cane. Pensate che quel cane, la giocherelluna, lo tocca praticamente ogni giorno, purtroppo a volte ha avuto anche un tentativo da parte di quel cane di dare dei baci in bocca, per non dire altro. Ma noi ovviamente non ci addentriamo in questo. Sappiamo che la giocherelluna aveva gli anticorpi anti-Covid ancora prima di fare il vaccino. Ragazzi, che dirvi? Noi vi ringraziamo ovviamente per la visione. Siamo qui sulle sponde del lago di Como, ci stiamo godendo questo fantastico fine settimana. E per il resto, ovviamente, adesso siamo quasi pronti col mega progettone di streaming che partirà tra brevissimo. Quindi preparatevi. Noi vi ringraziamo.
ovviamente vi invitiamo a iscrivervi anche a quelli che sono praticamente i nostri incredibili canali e di ovviamente di farvi praticamente di portare anche i vostri amici, i vostri parenti, i vostri nemici. Poi c'è il canale di Twitch, Discord, Telegram, il solito YouTube, Facebook, Instagram, che altro abbiamo, Giocare Luna? Abbiamo di tutto e di più. Salutiamo tutti, salutiamo anche Paolina, con cui ieri abbiamo fatto una fantastica chiacchierata, e il povero Milo, che è stato praticamente portato via all'insaputa di se stesso. Ciao a tutti e a tutti. Giocare Luna, dai un bel saluto napoletano, dai, ai nostri amici che ci seguono, dai. Ok ragazzi, la giocherellona pensa che questa parola sia un saluto, invece è un insulto. Ciao a tutti e a tutti.